Ok, in questa situazione globale di coronavirus mi è stato chiesto che cosa ne penso dell'app Immuni. Questo è il momento dell'app, è il momento in cui lo Stato ha anche dichiarato, insomma, la volontà di far scaricare ai cittadini italiani questa app Immuni, e cerchiamo di capire a che cosa serve, pro e contro, e quali sono le diatribe che ovviamente ci sono in questo momento anche all'interno proprio del nostro Parlamento italiano. Innanzitutto, che cos'è questa app Immuni? Allora, te la faccio proprio semplice. Questa app Immuni serve sostanzialmente a due cose. La prima è un'app che serve ovviamente a tracciare tutte le persone italiane, in questo caso, per capire dove vanno e, nel caso fossero positive, capire quali sono stati tutti i contatti che ovviamente ci sono stati all'interno delle sue giornate precedenti o anche, insomma, attuali. Inoltre serve anche a tracciare coloro che sono positivi al fine di comprendere se sono usciti di casa o meno. Allora, questa app sostanzialmente serve a due cose. La prima è il contact tracing, ovvero la possibilità di tracciare tutti i cittadini che hanno scaricato questa applicazione all'interno della loro vita, cioè, nel senso, ogni singolo cittadino sarà tracciato ovunque esso vada, soprattutto nella fase 2. Questa è una cosa che ovviamente è in concomitanza con questa fase 2 che ci apprestiamo a vivere. Io vivo a Dubai, ok, però i miei genitori stessi sono comunque a Milano, e questa fase 2 a quanto pare dovrà danzare insieme a questa app. Questa è un po' l'idea, per poter ovviamente controllare e contenere quelli che sono gli spostamenti, i contagi e via dicendo. Il secondo scopo di questa app è quello del diario clinico. Che cosa vuol dire? Che ogni singola persona che avrà scaricato quest'app avrà la possibilità di tenere traccia del proprio diario clinico e via dicendo. Ora, ammesso e concesso che questa app possa essere funzionale o meno, ci sono un sacco di criticità che ovviamente stanno emergendo intorno a questa app Immuni. Quali sono queste criticità? Innanzitutto, la violazione palese di uno dei pilastri della nostra Costituzione, che è ovviamente la libertà anche la libertà di scelta, insomma, la libertà di decidere o meno se io voglio scaricare un'app, dare i miei dati a una determinata persona o ente che traccerà ogni mio singolo spostamento. Ecco perché proprio in questo momento ci sono tante diatribe tra le opposizioni che dicono: no, l'app deve essere scaricata obbligatoriamente da tutti, perché sennò non vale un cazzo questa app qua, oppure altri che dicono: no, ma non possiamo dire alle persone di scaricare per forza questa app, perché va contro ogni nostra legge, va contro la Costituzione, eccetera eccetera. Ora, questa app sostanzialmente viene detto che avrà una effettiva efficacia all'interno della vita delle persone e all'interno di quello che è l'obiettivo, ovvero tracciare i contagi, limitare i contagi, soprattutto in questa fase 2, solo ed esclusivamente se viene scaricata e utilizzata almeno e attivata. Attenzione, perché ogni singola app, questa è una cosa che magari pochi sanno, scaricare l'app è solo la prima cosa che una persona dovrebbe fare. Quindi, anche ammesso e concesso che il 70% della popolazione scarichi l'app, devi anche assicurarti che queste persone attivino le notifiche, che abbiano, tra virgolette, i giusti suoni relativi a queste notifiche, che abbiano sempre la suoneria accesa o la vibrazione accesa, perché magari tu fai la notifica ma magari passa inosservato. Devi anche assicurarti che queste persone attivino l'utilizzo dell'applicazione anche in background, per poter far sì che questa cosa funzioni. Insomma, sono tutta una serie di cose che creano un sacco di criticità intorno a questa obbligatorietà di essere tracciati, di scaricare questa applicazione o meno. Tuttavia, quello che dicono appunto è che se almeno il 60-70% della popolazione non aderirà a questo scaricamento collettivo dell'applicazione, questa applicazione sarà praticamente inutile. Ci sono varie regioni che dicono: no, deve essere obbligatorio, se no non riusciamo a controllare le persone. Altri che dicono: no, non deve essere obbligatorio, non possiamo obbligare le persone a scaricare un'applicazione. Altri che dicono: ma se le persone non hanno proprio dei cellulari che con le applicazioni, perché ci sono anche, no? Pensa anche a tutte quelle persone che non hanno uno smartphone, hanno semplicemente i cellulari che utilizzavamo una volta, quelli magari a conchiglia, non gliene frega niente degli smartphone e altre cose. Quindi, diciamo che si lascia, si dà per
scontato tantissime cose, soprattutto dal mio punto di vista, senza sapere quante persone effettivamente sono in possesso di uno smartphone. Probabilmente non lo sono neanche il 70% della popolazione, questo non lo possiamo sapere, non lo so neanche io, ok, ci sono tanti studi, tanti dati che possono essere estrapolati dal web e va benissimo, però c'è una grande fetta di popolazione che non ha lo smartphone. Ora, al di là di questo, quali sono i risvolti negativi e i risvolti positivi di questa situazione? Allora, i risvolti negativi credo di non aver bisogno di stare lì a parlarne più di tanto, perché sono, insomma, sotto gli occhi di tutti. Cioè, i risvolti negativi sono che ogni singolo buco del culo sarà tracciato, non ti sentirai sostanzialmente mai un minimo di privacy per ogni cosa che fai, perché di fatto questo è, anche perché il tracciamento avverrà a mezzo Bluetooth, quindi non so se ci saranno delle applicazioni aggiuntive, dei supplementi da abbinare, tipo, non so, un tracking di un orologio, via dicendo, perché teniamo in considerazione anche questa roba qua, cioè tu puoi scaricare l'applicazione, va benissimo, ma se tu il cellulare lo lasci a casa, cosa succede se tu il cellulare... Io tante volte il cellulare lo lascio a casa, io e mia moglie tante volte ci facciamo la nostra... camminata di un'ora, un'ora e mezza e abbiamo il cellulare, cioè lo lasciamo a casa, perché non me ne frega un cazzo di avere delle notifiche sul cazzo di telefono quando voglio godermi la mia passeggiata con mia moglie, con il mio cane. Ora, come gestiamo una cosa del genere? Come gestisco una cosa del genere? Non lo so e sinceramente non vorrei neanche mettermi nei loro panni, perché credo che sia una cosa veramente difficile da fare. Ma passiamo adesso ai lati positivi, perché credo che sia l'unica cosa che io possa fare, no? Non posso né invogliare le persone a non scaricare questa applicazione, non sarebbe assolutamente giusto, è giusto che di fatto alla fine facciamo quello che ci dicono di fare, ok? Soprattutto se viviamo in Italia, noi in questo caso non scaricheremo assolutamente un cazzo fino a che ovviamente magari non torneremo e questa cosa a mezzo legge non sarà obbligatoria, perché adesso a quanto pare dovrà uscire una legge che farà un po' chiarezza su quello che è il comportamento che i cittadini devono avere in merito a questa app Immuni. Ma quali sono i risvolti positivi? Allora, dal mio punto di vista il risvolto positivo che io vedo è futuro, nel senso non è tanto nel breve termine quanto più nel lungo periodo, ok? Perché da quello che ho letto questa applicazione servirà anche sostanzialmente in futuro, nel prossimo futuro, ad avere un contatto diretto con il medico di base, così che la persona anche a distanza potrà avere magari un supporto medico del tipo diagnosi o ricette senza doversi necessariamente recare all'interno dello studio, e questo ovviamente dà un sacco di vantaggio e per la qualità di vita delle persone e anche per evitare di contagiarsi con altre persone che magari sono andate dal medico di base, non stanno tanto bene, sono in quella saletta di attesa, ci sono anche un sacco di ipocondriaci che sono all'interno della saletta di attesa e tu magari devi stare là solo perché hai bisogno di una ricetta. Ecco, riuscire a eliminare questa fase, soprattutto se hai bisogno di ricetta, hai bisogno di determinate cose o addirittura hai bisogno di determinate diagnosi in merito magari a dei referti che ti hanno dato e che vuoi far controllare al tuo medico di base, credo che questa sia una grande svolta. Credo sia una grande svolta ed è secondo me uno dei risvolti positivi di questa applicazione. Ora, io obiettivamente non so come questa applicazione funzionerà, non funzionerà, la scaricheranno, non lo scaricheranno, questo è molto prematuro, però mi hanno chiesto in tanti, ho visto i miei ragazzi, mi hanno avvisato che molte persone che mi seguono su Instagram o anche qui su YouTube, anche adesso su TikTok, ok, mi hanno proprio chiesto questa cosa qua, mi hanno chiesto: guarda, ma tu cosa ne pensi di quest'app? Hanno detto che bisognerà scaricarla e ovviamente mi sono andato ad informare prima di rispondere, perché questa è la cosa che faccio: prima mi informo, poi rispondo, dico la mia, faccio un'analisi, ma poi non ho la verità assoluta in mano, e questo quindi è il mio pensiero. Ma la cosa che mi farebbe piacere sapere è tu che cosa ne pensi, quindi prova a scrivere qua in basso nei commenti, dimmi che cosa ne pensi tu, magari che vivi in questo momento proprio all'interno dell'Italia. Io ripeto, vivo all'estero e quindi tante cose non le sento, tante cose sono meno sensibile, tuttavia tu sei magari all'interno del nostro paese, nel nostro bel paese. Fammi sapere che cosa ne pensi, fammi sapere che cosa si dice, fammi sapere il tuo pensiero, scrivilo qua nei commenti e cerchiamo magari anche di aprire dei dibattiti costruttivi tra tutti gli iscritti del mio canale in merito a questo argomento, perché mi farebbe piacere ovviamente essere in qualche modo di aiuto, essere in qualche modo il collante di più opinioni che una volta che si incontrano potrebbero far venire fuori nuove verità. Ok, quindi scrivi qua in basso nei commenti e ci vediamo nei prossimi video.